Festa.
Thank you.
abbiamo accolto con fede la legge di Maria, stavamo già pregando, adesso la preghiera è diventata gioia, e la gioia è tale perché abbiamo capito che siamo in cattedrale, ma vorrei dire che siamo in paradiso, perché dove c'è la Vergine Maria, dove ci sono i santi, lì c'è il Signore vivo. E allora adesso con fede ci rivolgiamo alla nostra Madre Celeste e le affidiamo tutta la comunità di San Severo, tutta la diocesi, tutte le nostre famiglie, la Chiesa intera, insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rivolgo a nome dell'intera comunità la preghiera alla Vergine del Soccorso. O Maria, tu un giorno lasciasti in fretta la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano. L'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. O Maria, soccorri la nostra povertà, aiutaci ad aprire il cuore e a tenderci reciprocamente la mano. Insieme. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. O Maria, tu a Cana di Galilea, ti accorgesti del disagio che stava per fare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offrissi il tuo soccorso e la festa fu santa. Oggi la famiglia è combattuta e perseguitata. Vieni il nostro soccorso e salva la gioia e la serenità delle nostre famiglie. Ave Maria. Piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. O Maria, donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, Madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Ave Maria, piena di grazia, Signore, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. All'ingresso della Vergine Maria era comprensibile che l'inno rivolto a lei, cantato, che tutti conosciamo, fosse un po' turbato da un po' di movimento e da un po' di chiasso. Adesso vorrei che lo ricantassimo tutti insieme, facendo capire al Signore, alla Vergine Maria, che la nostra fede è autentica. E siccome questo inno appartiene a questo popolo di San Severo, senza distinzioni, come comunità, con un'unica voce nel campo ci spingiamo con l'inno che adesso canteremo. Thank you.
benedizione finale. Vi comunico un fuori programma che ha dato il senso bello, un'area di famiglia di casa che è successo qui in cattedrale qualche minuto fa e poi un invito. Il fuori programma è questo. Ho visto un giovane con una rosa in mano, bianca. Ho chiesto quale fosse il motivo di questa rosa. Ha detto no, io tengo la rosa perché un ragazzo l'ha regalata alla sua ragazza, un gesto bellissimo di amore, e la ragazza a sua volta ha deciso di portarla alla Vergine Maria. Che bello! Vorrei che in questi giorni utilizzassimo il linguaggio del cuore, la capacità di non usare troppo la testa. Noi siamo troppo persone che ragionano, che basta, si fermano nell'orgoglio del proprio ragionamento. La Madonna, la Vergine Maria, la nostra madre, vuole gesti di affetto. Facciamoli davvero con il cuore. E poi un invito, un'esortazione. La Vergine Maria in questi giorni aspetta tutti, senza eccezione. Andatelo a dire a casa, tutti i vostri amici, figli, parenti, genitori, parenti, vicini di casa. La Vergine Maria aspetta tutti, e non solo in questi giorni, aspetta sempre, perché il suo obiettivo è portarci da Gesù. E adesso vi do la mia benedizione. Prima ci siamo la Vergine Maria, ci mettiamo in piedi e poi vi benedico. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Insieme con la Vergine Maria andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. La mettono sotto.